Buonasera ragazzi, buonasera, sta per finire Inghilterra Italia. 3-1 per l'Inghilterra. Non cambia la sostanza del mio commento, cioè, purtroppo lo sappiamo che in Italia le analisi sono sempre basate sul risultatismo. Io non mi fermo a questo e dico che secondo me questa sera abbiamo visto almeno per 60 minuti la migliore Italia di gran lunga della gestione Spalletti, perché avevamo visto una buona Italia sì contro l'Ucraina, ma per mezz'ora, e considerato avversario, palcoscenico e tutto, secondo me si è vista assolutamente una buona versione dell'Italia. Un'Italia nel primo tempo organizzata, un'Italia ordinata, messa bene in campo, che sapeva ripartire, che sapeva cosa fare, che veramente, insomma, soprattutto in occasione del primo gol, ma in tante occasioni appena ripartita, ha messo in difficoltà l'Inghilterra. Un'Inghilterra che per larghi tratti della partita è stata sempre attaccata alle iniziative individuali, che potrebbe, secondo me, giocare molto meglio di quanto gioca, visto i giocatori che ha. Però, insomma, una partita che secondo me deve dare fiducia e buone indicazioni all'Italia, perché si è vista un'Italia già con delle idee di Spalletti, un'Italia anche nuova questa sera in campo, perché mi è piaciuto l'inserimento dal primo minuto di Scamacca, centravanti che magari oggi non ha partecipato tanto alla manovra, come hanno ribadito 800 volte in telecronaca, però è un attaccante che vede la porta, è un attaccante che ha la stoccata, è un attaccante che ha anche il grande colpo, è uno che ti fa assolutamente comodo in questo modulo, in questo schema, in questo modo di giocare, perché è uno di peso, è uno che comunque ha una struttura fisica diversa dagli altri e di conseguenza sa assolutamente mettere in difficoltà le difese avversarie, proprio perché si porta via uomini, e poi ha delle doti tecniche straordinarie. Mi è piaciuto anche il fatto che si sia messo Udogie dal primo minuto, Udogie che con un altro commissario tecnico, così come Scamacca, non veniva neanche convocato. Mi fa piacere siano partiti entrambi dal primo minuto, segno che insomma questo allenatore, questo commissario tecnico, evidentemente segue il campionato a differenza del precedente. Ma tutto sommato mi è piaciuta anche la struttura del centrocampo. Poi al centrocampo ci sarebbe un capitolo da aprire, cioè, purtroppo non c'è un sostituto vero e proprio a Tonali, non c'è un mediano di ruolo che sia uno proprio in quel ruolo lì e che ti farebbe comodo comunque in questa struttura di gioco. Non c'è assolutamente un intercambio in questo momento per Tonali, che non sappiamo quanto rimarrà fuori, quindi potrebbe diventare un problema. È Cristante, convince fino a un certo punto, è duttile, è molto bravo. Cristante è un giocatore che a me piace molto, è un giocatore intelligente, è un giocatore tecnico, è un giocatore che può fare un sacco di ruoli, però è un giocatore che secondo me in quel ruolo lì non ti dà tutte queste garanzie, te ne dà ancora meno Locatelli. Non mi ha convinto appieno la coppia difensiva, Scalvini troppi rischi, ma lo stesso Acerbi. Avrei messo Vicario in porta, non perché Donnarumma abbia responsabilità, ma anche per lanciare un segnale a Donnarumma e a Vicario, a entrambi, ossia lanciare il segnale a Vicario che sta facendo una grandissima stagione col Tottenham, e lanciare un segnale anche a Donnarumma per dirgli guarda che non hai il posto assicurato. Però, insomma, appunto, per il resto ho visto un'Italia che comunque aveva delle idee, secondo me anche di più dell'Inghilterra, è emersa la differenza tecnica. Il giocatore più forte stava dall'altra parte, più di un giocatore più forte, perché poi sì, Bellingham, però lo stesso da Kane, Rashford, insomma, la qualità dell'Inghilterra, insomma, non la scopriamo certamente oggi. Tantissima qualità nelle individualità, però ecco.
Io non ho visto una cattiva Italia in questo palcoscenico. Comunque hai messo in campo una buonissima prestazione. Facciamo cucinare il buon Lucianone che i dividendi arriveranno. Forza Azzurri, buona serata a tutti e ci vediamo nella prossima video.